fare questo video per rispondere a una domanda. Cosa occorre per aprire l'attività di Levabolli? Molti mi hanno fatto la domanda: occorre essere carrozzieri per fare il lavoro di Levabolli o no? Allora, la risposta è semplice: l'attività di Levabolli può essere svolta da chiunque, quindi da chi ha già un'attività d'impresa, da un dipendente, da un disoccupato che decide di aprire l'attività e al limite anche da un pensionato. Quindi chiunque si può iscrivere in Camera di Commercio per esercitare l'attività di Levabolli. Quindi se si iscriverà in Camera di Commercio nella sezione artigiani. Quindi il Levabolli è un artigiano che il più delle volte va a domicilio e ripara la vettura presso terzi. La distinzione da fare è questa: chi ha già un'attività di almeno 3 anni da carrozziere, in automatico è anche Levabolli. Può scrivere nella dicitura dell'attività, questo è un consiglio che posso dare ai carrozzieri, può scrivere nella dicitura dell'attività carrozziere e tirabolli. Questo perché? Perché quando su registroimprese.it della zona un privato, un'assicurazione o una carrozzeria vuole cercare chi esegue il lavoro di Levabolli, scrivendo Levabolli o scrivendo Tirabolli, in questo modo comparirà anche il carrozziere che svolge questi servizi. Quindi a chi è carrozziere, il consiglio, poi ognuno fa ovviamente come vuole, è quello di scrivere anche nell'attività, se il carrozziere svolge l'attività di Levabolli, carrozziere e Tirabolli, quindi nella descrizione dell'attività. In questo modo chi cerca sul registro imprese un Tirabolli cercherà anche il carrozziere che offre quei servizi. Quindi qualsiasi carrozziere in automatico e tirabolli. Il tirabolli invece, che non ha mai fatto lavori di carrozzeria, mi è capitato l'altro giorno un ragazzo che aveva il bar che mi ha chiesto un corso per diventare tirabolli. Quindi chi non ha mai fatto lavoro di tirabolli può aprire in qualsiasi momento l'attività di tirabolli. C'è un codice attività che, se chiedete, vi dico poi in descrizione tramite WhatsApp qual è. Bisogna aggiungere al momento d'apertura dell'attività una dicitura particolare, perché al momento per i tirabolli non è richiesto alcun requisito, a differenza dei carrozzieri, dei gommisti e dei meccanici. Quindi chiunque può aprire l'attività di tirabolli indicando una dicitura specifica al momento dell'apertura dell'attività. Come si apre l'attività? In due modi: o autonomamente, oppure affidandosi a un commercialista o a un centro servizi che fornisce il servizio di apertura attività ed eventualmente di tenuta contabilità e dichiarazione dei redditi. Autonomamente, per aprire l'attività occorre munirsi dello SPID. Alcune società offrono lo SPID gratuitamente, altre società a un costo di all'incirca 10 euro. Quindi occorre munirsi dello SPID e della firma digitale. Ad esempio su Aruba la firma digitale costa una quarantina di euro. Quindi con all'incirca 50 euro si hanno le strutture tecniche per aprire l'attività. Poi occorre versare dei diritti camerali, quindi in autonomia nel giro di 3 giorni si apre l'attività. Con SPID e firma digitale, col portale comunica, autonomamente si comunica l'apertura dell'attività a Camera di Commercio, Agenzie Entrate, INPS e INAIL. Un consiglio è affidatevi a un commercialista o a un centro che fornisce questi servizi per evitare di fare errori. Il secondo modo, ovviamente, è quello di affidarsi al commercialista o al centro servizi. È molto più veloce, soprattutto avete la sicurezza di non fare errori. E una volta aperta l'attività, potete ovviamente andare in giro a svolgere il lavoro. Quanto tempo occorre prima che l'attività venga aperta? Mediamente occorrono dai 3 giorni alla settimana. Quindi l'attività la può aprire chiunque, titolare d'impresa. Il titolare d'impresa che vuole aprire questa attività, ad esempio uno ha già una ditta individuale, fa il meccanico, non è carrozziere,
o fa il gommista, non è carrozziere, o fa servizi di autolavaggio, non è carrozziere, vuole aggiungere l'attività di tirabolli. Cosa fa? Prende il codice Ateco adatto e aggiunge un codice attività al codice dell'attività che ha già. Quindi è una procedura molto semplice. Ripeto, in questo momento non sono richieste particolari requisiti per aprire l'attività di levabolli. Al contrario, per aprire l'attività di carrozziere, gommista e meccanico sono richiesti dei requisiti. Uno tra questi è aver esercitato per almeno 3 anni in maniera continuativa una di queste tre attività, in forma autonoma, in forma di titolare d'azienda con dipendenti che avessero i requisiti, oppure in forma dipendente. Quindi il carrozziere non ha alcun problema a svolgere l'attività di tirabolli. Chi non è carrozziere e ha svolto nella vita tutt'altra attività può iniziare dall'oggi al domani a svolgere questa attività. La seconda domanda che mi avete chiesto, quanto si paga di tasse in questa attività? Farò un video successivo, però un flash. Chi inizia qualsiasi nuova attività ha come regime naturale, che è un regime di vantaggio, il regime forfettario. Quindi non deve tenere le scritture contabili, nel regime forfettario non c'è l'IVA e quindi è un regime di vantaggio, specialmente se si fattura al privato, fatturando senza IVA, si riesce a fare un prezzo migliore rispetto a chi fattura con IVA. Quindi se nell'anno prevedete di fatturare fino a 65.000 euro, avete diritto come regime naturale a aderire al regime forfettario. Quindi questo è un diritto. Nulla vieta di optare per i regimi fiscali che sono sempre esistiti. Quindi, ad esempio, la contabilità semplificata, dove l'IVA esiste e si fa un conteggio IVA credito meno IVA debito, e dove i ricavi vengono sommati ai costi per ottenere l'utile, quindi si fa ricavi meno costi e si ottiene l'utile. Qui l'utile è determinato in maniera forfettaria, quindi ci sono molte, non c'è l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, bisogna solo registrare, cioè archiviare le fatture di acquisto e le fatture di vendita, e a fine anno fare la dichiarazione dei redditi. Queste sono le uniche due incombenze che si hanno con questo regime. Non c'è l'IVA, quindi, come ho detto prima, regime di vantaggio, e la tassazione è molto vantaggiosa. Vi spoilerò quello che dirò nel prossimo video. Ne farò un video con questo titolo: in Italia è possibile pagare solo il 2% di tasse? Lo vedremo nel prossimo video. Come bonus, in questo video, fino a fine anno, se ci sono ancora le coperture, c'è un incentivo per chi apre la nuova attività. Quindi chiunque voglia aprire una nuova attività ed è disoccupato, a determinate condizioni, ha diritto a un incentivo, quindi dei fondi che gli vengono erogati. Se volete informazioni di questo tipo, contattatemi. Per informazioni veloci, per informazioni precise, puntuali e dettagliate, rivolgetevi a un commercialista o a uno studio di consulenza che fornisce servizi di contabilità e di elaborazione dati. Se video di questo tipo vi interessano, iscrivetevi, condividete, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che verranno pubblicati nuovi video. Datemi, se volete, suggerimenti su video che volete vedere sul canale. Se siete arrivati fino alla fine di questo video, ve lo chiedo per l'algoritmo di YouTube, scrivete ad esempio la parola bonus nei commenti. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo nei prossimi video.